presidente della regione Rosario Crocetta presenta i due nuovi tecnici in giunta, il PM Marino e Linda Bancheri, ma avverte PD e UDC. Basta tentennamenti, chiuderò la squadra di governo entro la settimana e posso anche fare da solo. È stata fissata per domani l'autopsia sul corpo di Vincenzo Mutoli, il podista dilettante di 46 anni, stroncato da un infarto mentre correva la maratona di Palermo. Avviata un'inchiesta su modalità e tempi dei soccorsi. La procura di Caltanissetta chiude il primo filone delle nuove indagini sulla strage di Via D'Amelio, coinvolti boss e poliziotti accusati di aver depistato le indagini. A Palermo, occupati da oggi il liceo scientifico Cannizzaro, il classico Umberto I e l'istituto nautico. Alla base della decisione degli studenti, la protesta contro i tagli e le richieste per migliori strutture e servizi. In programma assemblee e gruppi di studio. Buonasera, benvenuti al TG Med. Abbiamo appena sentito i titoli delle notizie più importanti di questa edizione. Adesso una brevissima pausa e poi rientriamo partendo dalla politica. A tra poco. Nuova Sport Car, la nuova concessionaria Palermo BMW e Mini, Isola delle Femmine, Via delle Industrie 77. Da Loris, vendita promozionale, abito uomo 99 euro, giubbotto uomo 89 euro, orario no stop. Loris, la moda passa, lo stile resta. Fuori tutto, Trotta Group. Trotta Group, l'unico megastor del tessile. Strada statale 113, chilometro 58, a Carini. Il benessere inizia con noi da oggi, installando a casa tua un impianto di depurazione acqua. Waterworld, azienda di riferimento con una linea completa di impianti di trattamento dell'acqua domestica e industriale. Addolcitori, refrigeratori, dissalatori, tutti con autorizzazione ministeriale. A Palermo, in via Resuttana 269. A Trapani, via Archi 33. Non ce la faccio più, signorina, non ce la faccio più. Tutto quello che tocco diventa oro. Beato disperato lei. Sì, beato lei. Qua. E il signor? È Renato Mida. Renato Mida. Beh, però mi chiamano Re. Re Mida. Ecco qui la penna, firmi qui. Lo vede, signorina? Tutto quello che tocco diventa d'oro. E invece tutto l'oro che noi ritiriamo diventa contante all'istante. Mamma mia, meno male. In the summertime when the weather is high, you can stretch right up and touch the sky. Ma allora che abbiamo fatto? You got women on your mind. Moduli fotovoltaici SunPower. In un piccolo spazio, una grande potenza. Risparmio sulla bolletta di gas e luce fino al 90%. Chiama il numero verde 800-111-341. Consulenza energetica e sopralluogo gratuiti. Media Elettra, 20 anni di esperienza e serietà al tuo servizio. Media Elettra, diamo energia al tuo futuro. Il PM Nicolò Marino e Linda Bancheri, funzionaria della Confindustria di Caltanissetta, entrano nella giunta regionale guidata da Rosario Crocetta. I due nuovi assessori, Marino sarà nominato ufficialmente nei prossimi giorni, sono stati presentati in conferenza stampa da Crocetta a Palazzo d'Orléans. In settimana voglio concludere con le nomine in giunta. I partiti lo sappiano, sono avvertiti, ha detto Crocetta rivolgendosi a PD e UDC che sostengono il governo. Ma sentiamo alcuni passaggi del neopresidente della regione, l'intervista. Stamattina l'annuncio di due nuovi assessori, il procuratore Marino poi spiegherà successivamente che l'insediamento tecnico avverrà fra qualche giorno, perché ci sono dei passaggi formali che deve fare col CSM. Intanto qui abbiamo Linda Bancheri, che è una delle nomine che coprirà il settore delle attività produttive, dove lei ha una grande esperienza,
parte di una serie di organismi internazionali, proprio di Confindustria e anche del governo. Per cui è il contributo di una donna giovane, intelligente, capace, che sono convinto riuscirà a dare molto. Io, i miei tempi, prima di dare la parola, sono molto rapidi. In settimana io voglio concludere assolutamente la giunta. Quindi i partiti lo sappiano, sono avvertiti, dopodiché lo vorrei fare insieme a loro, discutendo, però alla fine i siciliani hanno il diritto di avere un governo, per cui non è che possono aspettare i tentennamenti dei partiti. Noi abbiamo bisogno di dare una giunta di alto profilo, di novità, di gente, che, anche perché sono tutti tecnici, sono gente che ha competenze tecniche ma che sta dentro un sistema e un percorso di valori che sono chiari, netti. Intanto la redazione dell'ufficio stampa della Regione Siciliana ha convocato un'assemblea permanente e ha proclamato lo stato di agitazione. La decisione è scaturita, si legge in una nota, dopo l'ennesima dichiarazione a mezzo stampa del presidente Crocetta circa lo smantellamento dell'ufficio stampa e vista la mancata convocazione dei sindacati per discutere la riorganizzazione della decisione. Sono già stati informati il presidente della Regione e il segretario generale. Domani all'assemblea permanente hanno confermato la loro partecipazione i vertici della FNSI e dell'Assostampa Sicilia. La Procura ha aperto un'inchiesta sulla morte di un podista alla Maratona di Palermo che si è svolta ieri. L'uomo, un 46enne, si è accasciato sull'asfalto mentre correva in Via Libertà. L'uomo avrebbe avuto un certificato medico scaduto a marzo scorso. Non è ancora chiaro se ne fosse procurato uno nuovo e dove sia eventualmente il documento. Vediamo i particolari. Ciò che l'inchiesta dovrà cercare di chiarire è se le norme di sicurezza siano state tutte rispettate e se il servizio di soccorso sia stato predisposto in modo adeguato. Di questo si occuperà la polizia incaricata dalla procura delle indagini su quanto avvenuto ieri durante la Maratona di Palermo, uno tra i principali eventi sportivi della città, giunto alla sua 18ª edizione e che ogni anno coinvolge migliaia di atleti professionisti e non. Una festa sportiva che si è trasformata però in dramma con la morte di uno dei partecipanti, il 46enne Vincenzo Mutoli, stroncato da un infarto mentre era in gara. È accaduto tutto nel tratto di Via Libertà fra Piazza Croce e Piazza Politeama. Mutoli, parrucchiere con lobby del podismo, era un abitué della maratona, stava correndo con un amico e non dava segnali di stanchezza quando all'improvviso si è accasciato al suolo, battendo la testa sull'asfalto. A prestare i primi soccorsi sono stati gli spettatori assepati lungo Via Libertà, poi l'allarme e l'intervento dei medici di gara, infine l'arrivo dell'ambulanza che ha trasportato Mutoli a Villa Sofia. Tutto inutile perché in ospedale l'uomo è giunto ormai cadavere. Sulle modalità e tempi dei soccorsi l'inchiesta cercherà di fare luce. Di certo c'è che dopo una prima polemica tra il comune e il servizio del 118 sulla mancata comunicazione ufficiale dell'evento e del piano traffico, i dati diffusi dalla macchina organizzativa e dall'ospedale civico parlano di soccorsi tempestivi e di rispetto delle regole. Il comune non ha nessuna responsabilità, ha detto il sindaco Orlando, che ieri fra l'altro partecipava simbolicamente alla gara. La morte di Vincenzo Mutoli ha sconvolto anche i compagni dell'associazione dilettantistica per cui correva, la Fiamma Rossa, come anche gli altri atleti in gara. Alla maratona la corsa non si è fermata, ma in segno di lutto è stata annullata la premiazione finale. Intanto CONI e Federazione Sportiva Italiana lanciano un appello per un maggiore rigore sui controlli sanitari preventivi. Se si sono superati i 35 anni, dicono, bisogna fare più attenzione. Dovrà rimanere lontano dagli stadi per i prossimi 3 mesi il calciatore del Cosenza, Pietro Arcidiacono, che sabato scorso, dopo un gol, ha esibito una maglia in segno di solidarietà per Daniele Speziale, condannato in via definitiva per omicidio preterintenzionale per la morte dell'ispettore capo di polizia Filippo Raciti. La questura di Catanzaro ha chiesto alla Digos di Cosenza di compiere una serie di accertamenti per verificare eventuali responsabilità di altre persone nella vicenda, dato che sarebbe stato lo stesso fratello del giocatore Salvatore, anche lui giocatore del Cosenza, che l'ha passargli la maglia incriminata. Riassegnate le deleghe sulle indagini alla Procura di Palermo, tra queste quella della trattativa Stato-Mafia. Sentiamo perché.
La partenza del procuratore aggiunto Antonio Ingroia per il Guatemala e la nomina di Ignazio De Francisci ad avvocato presso la Procura Generale porteranno a una serie di cambiamenti nell'attività all'interno dell'ufficio palermitano. Innanzitutto le indagini sulla presunta trattativa Stato-mafia e quelle relative ai mandamenti occidentali di Palermo, come San Lorenzo e la provincia Ovest, fino ad oggi delega del procuratore Ingroia. Queste dovrebbero diventare competenza del procuratore aggiunto Vittorio Teresi, che comunque manterrà anche il ruolo che aveva e continuerà ad occuparsi delle misure di prevenzione. Leonardo Agueci coordinerà invece le inchieste di mafia sui mandamenti orientali, come Brancaccio e Borgovecchio, e sulla provincia est e manterrà inoltre il coordinamento sui reati contro la pubblica amministrazione e provvisoriamente su quelli ambientali. Teresa Principato poi resta coordinatrice delle indagini sulla droga e sulla mafia trapanese, mentre all'aggiunto Maurizio Scalia va il coordinamento su Cosa Nostra Agrigentina e sui reati comuni. Lo schema organizzativo deciso dal procuratore capo Francesco Messineo verrà sottoposto adesso al parere della Direzione Nazionale Antimafia. Il Tribunale di Palermo ha sequestrato e confiscato beni e disponibilità finanziarie del valore complessivo di oltre 1 milione di euro accumulati illegalmente. Nel mirino della Guardia di Finanza sono finite 4 persone, tutte arrestate in passato con accuse che vanno dall'associazione mafiosa al traffico di droga. I beni erano riconducibili ad un 41enne condannato per associazione a delinquere finalizzata al traffico di cocaina, ad un uomo di 46 anni legato alla famiglia mafiosa di Carini e ad un 30enne legato alla famiglia mafiosa di Santa Maria di Gesù e a un 50enne appartenente alla famiglia mafiosa di Partanna Mondello, condannato per rapina ed estorsione. La procura di Caltanissetta ha chiuso il filone di indagine sulla strage di Via D'Amelio, aperto dopo le dichiarazioni del pentito Gaspare Spatuzza. L'avviso di conclusione è stato notificato ai boss Salvatore Madonia e Vittorio Tutino e allo stesso Spatuzza, tutti e tre accusati di strage. Sono invece accusati di calunnia aggravata dall'aver agevolato la mafia Vincenzo Scarantino, Salvatore Candura, Francesco Andriotta e Calogero Pulci, pentiti presunti autori di un clamoroso depistaggio che portò alla condanna di 7 innocenti. È stata chiesta l'archiviazione per Maurizio Costa, il meccanico che avrebbe fatto degli interventi sulla 126 usata per l'esplosione. Resta aperta l'inchiesta sui poliziotti Mario Bo, Vincenzo Ricciardi e Salvatore La Barbera, che facevano parte del pool che coordinò l'indagine sulla strage e che avrebbe indotto i pentiti a fare le false dichiarazioni sugli organizzatori e sugli esecutori dell'attentato. Un clamoroso errore rischia di chiudere per sempre le indagini sul fallito attentato della Daura del 1989 contro Giovanni Falcone. Una manovra errata in laboratorio sulla muta da sub, ritrovata accanto all'esplosivo, ha infatti compromesso l'inchiesta dei PM di Caltanissetta sui servizi deviati. Tutta colpa di una pinzetta non sterilizzata, così il codice genetico di un feto si è sovrapposto a quello del misterioso attentatore. Luigi Perollo. La notizia del clamoroso quanto grave errore l'ha rilanciata il quotidiano Repubblica. Un errore grave perché l'unico elemento sul quale i magistrati di Caltanissetta potevano contare dopo più di 20 anni di depistaggi e difficoltà è stato praticamente azzerato. Da un brandello della muta da sub trovata nell'estate dell'89 sugli scogli della Daura accanto al tritolo per Giovanni Falcone, un biologo della Polizia Scientifica di Roma aveva individuato una traccia ed estratto un DNA. Ma per colpa di una pinzetta non sterilizzata, quel DNA si è sovrapposto ad un altro codice genetico. Insomma, l'unico elemento che poteva aiutare gli inquirenti a dare un nome ad almeno uno degli attentatori non è più utilizzabile. Del resto, i magistrati stavano cercando riscontri alle dichiarazioni del pentito Angelo Fontana, che ha parlato di un gruppo di uomini arrivato sugli scogli della Daura via terra. Un altro pentito, Vito Lo Forte, ha parlato invece di uomini dei servizi segreti arrivati via mare. Quel DNA era indispensabile per dipanare la matassa. È stata la stessa polizia scientifica ad accorgersi dell'errore e a comunicarlo alla magistratura. Adesso la contaminazione di un reperto potrebbe mettere in discussione anche un nuovo esame dell'intera tuta da sub. Quella degli esami del DNA era una pista che aveva già portato ad alcuni successi. Da una maglietta ritrovata sugli scogli era stato estratto un altro profilo genetico corrispondente a quello di uno degli attentatori già condannati per i fatti dell'89, il boss Angelo Galatolo.
Secondo Fontana, quel giorno Galatolo era dietro ad uno scoglio con il telecomando a 50 metri dal borsone con l'esplosivo. Il boss Nino Madonia invece controllava la scena da un punto più alto. Ma sull'intera vicenda resta l'ombra dell'azione dei servizi deviati e di tanti altri interessi. Adesso la procura nissena dovrà ripartire da zero, almeno per l'esame di quella muta da sub. La procura di Trapani ha avviato un'indagine sulla scomparsa di un proiettile che fa parte dei reperti balistici relativi all'omicidio del giornalista e sociologo Mauro Rostagno, assassinato a Valderice il 26 settembre dell'88. Il reperto è stato descritto dall'anatomopatologo Livio Milone lo scorso 6 luglio nel corso di un'udienza del processo che si celebra in corte d'assise. Il materiale è stato successivamente consegnato ai periti incaricati dalla corte di eseguire una superperizia balistica. I consulenti hanno però comunicato che tra i reperti manca un proiettile e da qui sono scattati gli accertamenti della procura. Una bambina di 2 anni è stata azzannata da un pitbull e ora è in gravi condizioni. È il secondo episodio del genere in pochi giorni a Palermo. Vediamo. La buona notizia è che la bambina, 2 anni appena, non è in pericolo di vita. La conferma arriva dai medici dell'ospedale Buccheri La Ferla, dove la piccola è ricoverata nel reparto di pediatria. Il pitbull che l'ha aggredita e che appartiene a un familiare l'ha morsa alla testa, ma per fortuna le ferite non sono profonde. Secondo una prima ricostruzione, ieri sera intorno alle 23, la piccola Martina si trovava con i genitori in casa di un parente, in un appartamento di via Portella della Ginestra, a Brancaccio, e mangiava un lecca-lecca davanti alla televisione, quando l'animale si è scagliato all'improvviso su di lei. Immediatamente trasportata al Buccheri La Ferla, la piccola è stata sottoposta alle prime cure, poi trasportata all'ospedale civico per essere visitata dai medici del reparto di chirurgia plastica che l'hanno medicata in anestesia locale. Adesso si trova nuovamente ricoverata al Buccheri La Ferla ed è in osservazione. Sull'episodio sta indagando la polizia, ma quello di ieri è il secondo caso del genere in pochi giorni. Il 12 novembre scorso, infatti, era sempre stato un cane di famiglia, in questo caso un Rottweiler, ad aggredire il padroncino, un bambino di 8 anni, nel giardino della sua casa a Terrasini. Il piccolo ha già subito alcuni interventi ed è ancora ricoverato in condizioni critiche all'ospedale di Villa Sofia. Sta migliorando, però i medici sono ottimisti. Il cane gli ha sbranato metà del volto, causandogli ferite molto profonde anche alla testa e all'addome. 2 persone sono morte, una è rimasta ferita in uno scontro frontale tra un'auto e un autocarro avvenuto sulla strada statale 514 in territorio di Licodia Ubea in provincia di Catania. Le 2 vittime erano sull'auto, il ferito è il camionista. Lo rende noto l'ANAS sottolineando che accertamenti sono in corso sulla presenza di eventuali ulteriori persone a bordo sulla vettura. Nel tratto dell'incidente la strada statale è stata chiusa nei 2 sensi di marcia. Intanto è morto il 22enne di Valderice, Giacomo Nolfo, rimasto coinvolto in un incidente stradale martedì sera sulla statale 187 tra Valderice e Trapani. Il giovane, che viaggiava su una moto, si è scontrato con una bici condotta da Antonino Herrera di 36 anni, deceduto sul colpo. Nolfo aveva riportato un trauma cranico nonostante indossasse il casco. Noi adesso ci fermiamo per un'altra breve pausa. A tra poco. Che casa giochiamo? Arredo bagno, rivestimenti, infissi, pavimentazioni, sistemi di riscaldamento. Il risultato è vincente. Giocare a far casa per noi significa bagno oasi di relax come in una spa. La forma dello spazio con i nostri rivestimenti, il design e la qualità con i ferramenta e gli infissi, la tradizione e l'innovazione con i nostri sistemi di termoidraulica e di riscaldamento. Sia che si tratti di ristrutturarla o di fare casa ex novo, per noi è sempre un progetto da sviluppare per una casa su misura. La nostra casa è l'ambiente per la vita. Ehi, ti ricordi quella volta che abbiamo comprato la cucina al centro commerciale? Eh sì, dopo un anno era già al centro. Smaltimento rifiuti. Adesso basta, eh? Ascoltiamo il consiglio della mamma. Dimensioni Arredi, in via Orsa Maggiore 12 a Palermo. Ma tua mamma ha gli stessi mobili da anni. Certo, lei i mobili li cambia solo se vuole, non perché deve. Dimensioni Arredi, qualità made in Italy, che dura nel tempo.
La burocrazia è un problema? A Palermo è un piacere affrontarla con l'Ufficio IN, agenzia accreditata dal Comune di Palermo. Riabilitazioni civili, cancellazioni blacklist, carichi pendenti, certificati fallimentari, certificati catastali, servizio notifiche, visure camerali, richiesta e ritiro sentenze civili, penali, certificati immobiliari e mobiliari. L'Ufficio IN è anche cartolibreria articoli da regalo, forniture per studi legali e uffici amministrativi. L'Ufficio IN a Palermo lo trovi in via Pagano 18 accanto al Tribunale e in via Morozzo della Rocca 12A accanto Università. Mamma, facciamo un dolce insieme. Ricò è crema di ricotta di pecora zuccherata e congelata per essere sempre disponibile. Da oggi anche nella comoda confezione da un chilo. Info su www.ricocreme.it. Telefono 091 869 1229. Il benessere inizia con noi da oggi, installando a casa tua un impianto di depurazione acqua. Waterworld, azienda di riferimento con una linea completa di impianti di trattamento dell'acqua domestica e industriale. Addolcitori, refrigeratori, dissalatori, tutti con autorizzazione ministeriale. A Palermo, in via Resuttana 269. A Trapani, via Archi 33. Da Loris, vendita promozionale. Cappotto lana donna, 79 euro. Orario no stop. Siamo aperti anche la domenica. Loris, la moda passa, lo stile resta. Un medico del Policlinico di Messina è indagato con l'accusa di omicidio colposo per la morte di una 75enne. Si tratta di un medico del reparto di chirurgia generale del Policlinico. La morte di Mario Savasta, avvenuta lo scorso 28 agosto, sarebbe stata provocata da una perforazione dell'esofago durante un intervento chirurgico. I familiari dell'anziano presentarono una denuncia. Pochi giorni dopo l'operazione, Savasta ebbe la febbre alta. I medici, dopo un esame, decisero di sottoporlo ad un nuovo intervento chirurgico per una perforazione dell'esofago, probabilmente provocata durante il precedente intervento. Il paziente poi morì nel reparto di rianimazione. Gli studenti del liceo classico Umberto I di Palermo questa mattina hanno occupato la scuola. La decisione è stata presa a maggioranza durante l'assemblea straordinaria che si è svolta in via Filippo Parlatore, dove ha sede l'istituto. In precedenza era scattata l'occupazione al liceo scientifico Cannizzaro, dove per noi è andato Pietro Giammona. Vediamo. Lo avevano anticipato durante le manifestazioni della scorsa settimana. Questa mattina gli studenti di alcuni istituti superiori della città hanno scelto l'occupazione come nuova forma di protesta contro, principalmente, il taglio dei fondi per l'istruzione, le carenze strutturali degli edifici e contro il finanziamento statale alle scuole private. Questa mattina al liceo scientifico Cannizzaro di Palermo, cancelli chiusi e striscioni. L'istituto è occupato e per questa sera alle 21 gli studenti hanno previsto una fiaccolata dal liceo fino a Piazza Verdi. Volevo smentire questa diceria che stiamo occupando la scuola solo per divertirci. Noi stiamo cercando di collaborare all'interno di questa scuola con i professori, con gli alunni degli alunni e gli alunni. L'occupazione è soltanto un metodo per creare un collettivo tra tutte le scuole, in modo che tutte le scuole possano scendere unite in piazza con l'ausilio dei professori, che sono anch'essi disagiati da queste riforme, e con l'ausilio dei genitori, che sono anch'essi indignati per tutte queste politiche, per tutti questi tagli, perché al governo in questo momento c'è chi taglia fondi e vede, c'è la gente che gli muore di fame davanti e non fa nulla, continua soltanto a imporre altri tagli. Anche l'Istituto Nautico di Palermo è stato occupato dagli studenti al termine di un'assemblea. La volontà degli studenti, si legge in una nota di Avanguardia Studentesca, è quella di rendere il nautico laboratorio in città, di una protesta forte contro le politiche del governo Monti, ma al tempo stesso lontana dalle posizioni dei collettivi protagonisti dei violenti scontri di piazza della scorsa settimana. Domani pomeriggio si terrà al Nautico un'assemblea studentesca cittadina nella quale i rappresentanti degli studenti concorderanno le prossime iniziative di protesta. Un giovane di 20 anni è stato ferito con un coltello la scorsa notte a Messina da una persona infastidita per il volume alto dello stereo della sua auto. Il giovane stava ascoltando la musica quando è stata avvicinata da un'altra vettura su cui c'erano quattro persone che gli hanno chiesto di abbassare il volume dello stereo. Al rifiuto del giovane, uno di loro gli avrebbe sferrato la coltellata ad un gluteo. La vittima, trasportata in ospedale, è stata giudicata guaribile in 15 giorni.
Il trucco spesso non è un'esigenza legata alla moda, ma uno strumento per comunicare meglio, ad esempio in televisione. Ne sono convinte le ragazze che a Palermo hanno preso parte ad uno stage decisamente particolare. Vediamo il servizio. Ragazze, acqua e sapone? Sì, ma la bellezza, anche se naturale, va offerta nel migliore dei modi, soprattutto in tempi dominati, per quel che riguarda il mezzo televisivo, dall'alta definizione. Ecco allora l'opportunità di partecipare ad un corso di trucco fotografico con il noto make-up artist Roberto Ciasca, in arte Robin, art director make-up di Miss Italia, truccatore di dive tra l'Italia e gli Stati Uniti. Robin ha insegnato le nuove tecniche di trucco applicate in TV, mentre un fotografo allestiva un vero e proprio set, un'occasione unica per le ragazze che hanno partecipato al corso. Ma il trucco è telegenia in questo caso. Noi spesso non lavoriamo, specialmente lavorando sulle dive. Io lavoro poco effettivamente sulla bellezza. Spesso mi viene detto, ah, ma per te il lavoro è facile perché effettivamente tratti le belle. Ma la cosa più complicata per noi è proprio invece regalare la telegenia. E il make-up serve proprio a questo. Quindi è assolutamente fondamentale regalare la luce giusta al volto. E questo lo si fa non solo attraverso i colori, ma tutto attraverso una tecnica che oggi poi tra l'altro è una tecnica all'avanguardia perché si parla di HD, quindi di trasmissioni fatte in alta definizione. Com'è possibile in Italia formarsi in tal senso? Ci sono delle scuole, ci sono dei corsi, ci sono delle realtà, dei punti di riferimento, come ad esempio sei tu. Cosa si deve fare? La realtà in questo momento è un po', come dire, forse da una parte anche un po' spaventosa, nel senso che l'Italia dovrebbe essere e è glamour per tante cose, ma purtroppo nell'insegnamento noi siamo un po' indietro. Io vengo da un percorso cognitivo, ma soprattutto culturale, regalato da un grande che si chiamava Gilles Cagnet. E poi ho proseguito la mia cultura lavorando specialmente all'estero. Io faccio molto Stati Uniti, faccio molto altri paesi in cui il trucco in questo momento forse è addirittura un po' più avanti rispetto all'Italia. In questo momento i diktat sono vietato invecchiare. E quindi in questo caso la ricerca tecnologica serve a produrre degli effetti più naturali sul volto, e è molto più importante apparire piuttosto che essere. Queste due combinazioni sono da una parte terrificanti, ma noi dovremmo in qualche modo cercare di insegnare in questo momento a trasmettere questo tipo di messaggio. Il trucco non è un accessorio, è comunicazione. Il TG Med si conclude qui, vi lascio ad una brevissima pausa subito dopo le previsioni meteo per la giornata di domani. Come sempre vi ringrazio per averci seguito e vi auguro un buon proseguimento di serata, sempre con i nostri programmi. Nuova Sport Car, la nuova concessionaria Palermo BMW e Mini. Isola delle Femmine, Via delle Industrie 77. Mamma, facciamo un dolce insieme. Ricò è crema di ricotta di pecora zuccherata e congelata per essere sempre disponibile. Da oggi anche nella comoda confezione da un chilo. Info su www.ricocreme.it. Telefono 091 869 1229. Venite a visitare il nuovo showroom Vialdi sulla statale 113 nell'area commerciale di Carini. Potrete scegliere il vostro sommier o semplicemente il vostro materasso in lattice direttamente in fabbrica. Oggi il materasso matrimoniale costa solo 349 euro e il singolo solo 229, guanciali compresi nel prezzo e possibilità di finanziamento anche senza busta paga. E se acquistate un sommier, il materasso è in omaggio. È proprio vero quel che dice Eusebio Lamanna. Vialdi, senza chiacchiere, solo fatti concreti. La burocrazia è un problema? A Palermo è un piacere affrontarla con l'Ufficio IN, agenzia accreditata dal Comune di Palermo. Riabilitazioni civili, cancellazioni blacklist, carichi pendenti, certificati fallimentari, certificati catastali, servizio notifiche, visure camerali, richiesta e ritiro sentenze civili, penali, certificati immobiliari e mobiliari. L'Ufficio IN è anche cartolibreria articoli da regalo, forniture per studi legali e uffici amministrativi. L'Ufficio IN a Palermo lo trovi in via Pagano 18 accanto al Tribunale e in via Morozzo della Rocca 12A accanto Università. Da Loris, vendita promozionale, abito uomo 99 euro, giubbotto uomo 89 euro, orario no stop. Loris, la moda passa, lo stile resta.
Per domani ancora piogge sulla Sicilia settentrionale con condizioni di maltempo in attenuazione a partire dalla sera. Le temperature saranno ancora stazionarie, sia le minime che le massime. I venti saranno ancora da moderati a forti dai quadranti occidentali, mari molto mossi e localmente agitati.